Consigliere, nell'agenda politica regionale senza dubbio l'agricoltura ha assunto un ruolo centrale e cardine per lo sviluppo e la crescita dei territori. Un dipartimento però che ha chiuso con una vecchia gestione delle procedure e ne ha aperta una nuova, con un cambio di rotta epocale. Alla base di tutto c'è la trasparenza delle procedure. In questa nuova programmazione abbiamo cercato con le organizzazioni professionali che hanno partecipato ai tavoli di cercare un po' di fare più trasparenza alle regole. Il Presidente Oliverio ha sempre detto la prima cosa, la trasparenza. Giustamente quando si cambiano le regole e si ha una nuova procedura, quindi all'inizio ci sono delle difficoltà, noi le ammettiamo, ci sono delle difficoltà, c'è un sistema informatico nazionale che non è, che ha risposto come doveva rispondere, con mille difficoltà, le nuove procedure, quindi le nuove regole. Noi siamo già nella fase avanzata del PSR, quindi abbiamo chiuso la vecchia programmazione, abbiamo avuto un'approvazione il nuovo piano di sviluppo rurale, abbiamo fatto già i primi bandi, quindi i primi bandi sono già uscite le prime graduatorie e oggi siamo passati proprio nel vivo del PSR, quindi le domande sui giovani e sullo strutturale, quindi cambiando un po' le regole, fare più trasparenza, quindi nelle procedure capiamo che sono delle procedure nuove, ci sono delle difficoltà all'inizio, ma noi ci abbiamo giocato tutto su questo. Se di burocrazia si deve parlare di burocrazia che serve a garantire le procedure messe in atto. Ma che cos'è la burocrazia? La dovremmo andare ad affrontare. Io le faccio un esempio, per avere un'autorizzazione, magari per quanto riguarda un taglio di un bosco, ci voleva un anno. Quindi si sta cercando anche di intervenire su tutte queste cose e ridurre anche i tempi. Prima cosa succedeva? Si caricava una semplice domanda, si mettevano per macro nel programma le macro voci e poi si erano 30 giorni di tempo per poter spedire tutto il cartaceo. Quindi iniziava a fare prima la ricevibilità, se era ricevibile il progetto, quindi c'erano tutti i documenti, si andavano a contare, quindi si perdeva del tempo per fare la graduatoria. Oggi abbiamo voluto fare un sistema, no? Molto tutto telematico. Quindi se manca uno di questi passaggi o manca di uno di questi allegati, ti dirà il progetto non è inviabile. Quindi già un progetto quando arriva in questo modo è già ricevibile, quindi si può passare subito alla fase della valutazione, quindi si perde meno tempo. Paradossalmente lì. Capisco che se prima eravamo abituati in un modo a caricare i progetti, oggi c'è una nuova procedura. All'inizio, quando si cambiano le regole, un po' di difficoltà ci sono. Una perdita di tempo relativa, consigliere, perché comunque vada, il PSR ha già impegnato il 58% dei fondi messi a disposizione. Tra l'altro, in confronto con le altre regioni a obiettivo 1, la Calabria risulta essere al primo posto. Leggiamo le statistiche, guardiamo molte volte quello che succede anche accanto nelle altre regioni. Guarda, ci stanno i dati, ormai sono pubblici i dati. Se noi andiamo a vedere i pubblici per quanto riguarda le regioni ad obiettivo 1 su bandi e su cose, la regione Calabria questa volta non sfigura, è al primo posto. Se la andiamo a confrontare con le altre regioni è nei primi posti questa volta, quindi significa che sta lavorando. Poi se si dice quanto abbiamo già speso? Abbiamo già speso oltre l'8% già della nuova programmazione. Capisco che molte sono delle misure a trascinamento, stiamo concludendo la vecchia programmazione, ma la spesa c'è. Andiamo a confrontare anche le altre regioni quanto hanno speso.